Sono stati cappelletti in brodo e bolliti il pranzo base al ristorante Boschi di Bardone per l'annuale ritrovo degli straiedi Ozzano-Taro di Collecchio. E come contorno la voglia di ritrovarsi e raccontare le storie di gioventù nel periodo del dopoguerra, quando ci si accontentava di ascoltare le canzoni di Sanremo con una piccola radiolina. Tantissime storie e avventure di paese. Dal primo campo sportivo, quello parrocchiale di Ozzano-Taro, con la faticosa raccolta dei sassi, e al controcampo sportivo lungo la sponda destra del Taro. Passione di allora, soprattutto nello sport, e oltre al calcio con Schiaffino e Pelé, non poteva essere che il ciclismo con il grande Fausto Coppi. E allora, come non raccontare ancora una volta la trasferta in Svizzera, quel 30 agosto del 1953, con pane e salame, per assistere alla conquista della maglia da campione del mondo di Coppi, due amici inseparabili, Walter Broglia. Era il campionato mondiale dei professionisti. Professionisti del 53. E allora Coppi non aveva mai vinto il campionato del mondo. Ha vinto Tour e Giro d'Italia, il periodo dove poteva dare il meglio di se stesso Coppi. E allora, sapendo che c'era il campionato mondiale, io erano 5 mesi che lavoravo in Viareggio da un artigiano che era comandato dal qui presente Cavatorta Cocciante, no, no. Cavatorta Francesco Gramigna. E guarda, comandato lui, guardi, c'è un ragazzo che vorrebbe volentieri imparare un mestiere. E loro ho lasciato la campagna perché andavo a aiutare mia mamma nei pomodori, dove andava a giornata. Allora veniva chiamata un giornaliere dell'agricoltura. Mia mamma andava a mietere e mi prendeva sempre su. Andando a lavorare in officina pensavo di aver raggiunto un grande traguardo, lasciando la campagna. Mi alzavo un quarto alle 6 al mattino per andare a Parma, che cominciavano alle 8. E trascorrevamo assieme, eravamo in 4-5 ragazzi, era quasi un divertimento andare a lavorare. È venuto maggio, sapendo che c'era il campionato del mondo, cosa abbiamo deciso noi? Di chiedere ai nostri datori di lavoro, cioè ai nostri principali, di andare a Lugano per vedere il campionato del mondo. Buona idea, ci ha detto uno dei soci. Sapete cosa facciamo? Vi pago il viaggio e il mangiare e l'ingresso al circuito, però dovete ricambiare. Cosa ci chiedi di fare delle ore in più? No, solamente di lasciar perdere la settimana di ferie. E noi tutti contenti per perdere la settimana lì. Abbiamo accettato questa cosa. E se tornassi indietro lo rifarei di nuovo, perché è stata un'iniziativa che mi ha fatto. Non ero mai uscito da Ozzano, il viaggio più lungo è stato andare in città a lavorare. Pensando di andare in un'altra nazione, pensavo di andare chissà in capo al mondo. E mi sono molto divertito e lo rifarei di nuovo, però tornando indietro avevo 13 anni. Non adesso che ce ne ho 80, adesso lo so cos'è Lugano e cosa ci sono a Lugano. Non è il mio ambiente, non sarebbe per me. Francesco Cavatorta. Allora, quando siamo arrivati lì, siamo scesi dalla barca, siamo messi sulle aiuole a mangiare panini e salame. E sono arrivate le guardie, ci hanno detto che non si poteva stare nelle aiuole. Noi abbiamo cominciato a tagliare il salame, gli abbiamo fatto qualche fetta, loro hanno mangiato il loro salame e se ne sono andati via, lasciandoci tranquilli. Dopo siamo andati sul Crespera e abbiamo visto quasi tutta la corsa nel finale quando Coppi ha vinto. Siamo scesi dal Crespera, ci siamo fermati in un bar a prendere qualcosa quando è arrivato l'altro campione del ciclismo che era Kubler, a dorso nudo che era arrivato giù dal Crespera. Però
non credo che sia successo così. No, lo racconta lui. E io non sono testimone, dirò così. Se lo dice lui posso credere, però testimone non lo posso testimoniare. Il convivio è appena finito e si pensa già al prossimo, per rivedere nuovamente altre foto in bianco e nero, piene di ricordi e di nostalgia.